Back to the Past, viaggio nel passato, nell'età dell'oro che ha regalato a Catania ai tifosi dell'Elefante sparsi in tutta Europa emozioni indelebili. Epoche a confronto, nel giro di 10 anni i contesti sono traumaticamente cambiati e le somiglianze con quel Catania sono minime se non nulle. Il viaggio nel tempo però ha uno scopo, la definizione di un progetto che si è manifestato e la speranza di riottenere palcoscenici ambiti come quelli della Serie A. Un decennio esatto fa, nell'aprile del 2010, il Catania del tecnico Siniša Mihajlović, sanguigno comandante, uomo tutto di un pezzo, sciarpa rossa-azzurra al collo, stupiva tutti inanellando una serie di ottimi risultati che contribuirono ad una salvezza apparentemente tranquilla, dopo un inizio anno decisamente molto più tribolato. In particolar modo fu il bimestre marzo-aprile a far uscire tutti i frutti del rinnovato corso etneo. Era come anticipato il Catania di Siniša, ma anche quello di Mascara capitano e di Maxi Lopez che in 17 presenze sparse in poco più di 5 mesi, segnò 11 volte. Dopo l'indimenticabile 3-1 all'Inter di Mourinho, quella squadra sfoderò prestazioni da applausi, battendo per 2-0 un Palermo allora in zona Champions, doppietta proprio del devastante argentino, e fermando il Milan di Leonardo a San Siro. Uno spauracchio per tutti, una squadra che nessuno avrebbe voluto affrontare per tenacia e cattiveria, perché non aveva alcuna paura del confronto. A far paura, piuttosto, fermando il nastro e riavvolgendolo ai nostri giorni, oltre alla pandemia che sta scatenando un caos senza precedenti nel mondo del pallone, è la situazione legata al club che ha sede in via Magenta. 10 anni fa il duolo Monaco-Pulvirenti viveva forse il periodo più felice della loro gestione. Adesso è un susseguirsi di incognite senza risposta, con una storia appesa a un filo e un ricordo, come quello di 10 anni fa, che fa sempre più male. Si alza in cielo un grido, salvate il calcio Catania, salvate la storia e salvate quegli anni, quando il palcoscenico più illustre era diventato l'habitat naturale perfetto per l'elefante di mille battaglie.